Buongiorno a tutti, sono Andrea Mossetto, gestore del fondo Parvest Diversified Dynamic, comparto della SICAV Parvest di BNP Paribas Investment Partner. Che cos'è Parvest Diversified Dynamic? Parvest Diversified Dynamic è un fondo flessibile e multi-asset che è esposto a equity, bond e attivi di diversificazione. Per quanto riguarda gli equity, il fondo è esposto al mercato europeo, statunitense, giapponese e mercati emergenti. Per quanto riguarda i bond, invece esposto ai governativi europei, US, emergenti e poi come attivi di diversificazione abbiamo i corporate bond europei, gli high yield europei, le commodities e la volatilità. Come è fatta l'asset allocation del fondo? Tramite un meccanismo di ISOVOL che consiste nel determinare un rischio definito del portafoglio e dare esattamente questo rischio ai clienti che comprano il fondo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci siamo resi conto che i classici fondi bilanciati rischiavano di essere sottoesposti nelle fasi di crescita di mercato e sovraesposti nelle fasi di correzione. Quindi il vero rischio all'interno del portafoglio, annunciato in precedenza tramite una vol target, dei fondi VAR, eccetera, eccetera, non era rispettato. Quindi cosa abbiamo deciso di fare all'interno del fondo? Abbiamo definito l'universo di investimento, abbiamo definito un rischio del portafoglio che è equivalente a una vol exante del 7,5% e poi abbiamo definito per ogni asset class una risk contribution fissa. Così facendo abbiamo visto che rispetto a un bilanciato classico il fondo migliora la sua Sharpe ratio e diminuisce i drawdown. La volatilità exante del 7,5 è ripartita all'incirca il 60% sull'equity, 20% sui bond e 20% sugli attivi di diversificazione. Quindi è un fondo che è equity driven. Qual è il vantaggio di fare un asset allocation secondo un ISOVOL model? È che una volta che ho definito un risk budget fisso per un asset class, quando diventa più rischiosa, cioè la volatilità dell'asset class aumenta, il peso in portafoglio è diminuito. Viceversa, quando la volatilità del sottostante diminuisce, quindi è meno rischioso, il fondo aumenta la sua esposizione in portafoglio. Il fondo investe in ETF, tracker e future su indice. Lo gestiamo con un meccanismo di ISOVOL da più di 3 anni. E le performance del 2012 sono dell'8% e year to date, al 30 aprile 2013, erano del più 4,91%.